Buongiorno, niente, sono Giuseppe Benevento del giornale di Cetano e qui troviamo una rivolta degli agricoltori. Siamo in località Passovecchio, sulla statale 106 a Crotone. Sentiamo cosa ci dicono, cosa sta succedendo qui, questa rivolta, cosa vogliono chiedere gli agricoltori all'Europa, al governo? Per Benevento, adesso parliamo con il referente degli agricoltori del Crotonese. Cosa sta succedendo? Come mai questa rivolta? Sì, buongiorno a tutti. Questa mattina scendiamo sulle strade per dire no a questa politica che ci sta distruggendo. Non vogliono farci più coltivare, quindi se viene meno e se vengono meno le nostre coltivazioni si riverserà tutto sulle tavole degli italiani, quindi ci sarà meno cibo e entrerà cibo sintetico, entrerà carne sintetica, formaggio sintetico, quindi noi non ce lo possiamo permettere. Quindi stamattina tutti gli agricoltori, tutti e tutta la popolazione si mobiliterà in tutta Italia per dire no a questa politica europea, a questi vincoli che ci stanno mettendo in ginocchio. Va bene, quindi voi proseguite da questa zona, la località Passovecchio, verso... Sì, ci mobiliteremo su tutta la 106, quindi si inizia da Passovecchio e continuiamo per le strade per tutta la 106. Va bene, ok, buona giornata. Sentiamo cosa ci diranno. Come mai siete qui in rivolta? Qui abbiamo i referenti del Cidotano. E noi siamo qui in rivolta non solo perché per quanto riguarda la viticoltura, ma tutto il settore agricolo in generale. E non ce la facciamo più a stare in queste condizioni. Ormai le cose stanno cambiando. Le aziende hanno bisogno di sostegno non pubblico, ma sostegno morale proprio per andare avanti, perché abbiamo difficoltà proprio immediato, succede di tutto. Ci vogliono cambiare, togliere il gasolio, vogliono fare le farine degli insetti, non è più possibile. La comunità europea deve capire che l'agricoltura si fa dalla base, si fa dalla terra. Ci vogliono togliere anche i semi nativi, vogliono far lasciare incolti i terreni, perché loro dicono che la comunità europea vuole investire su altri, rientrando nella comunità europea. Non è possibile più, noi agricoltori ce la mettiamo tutto. È solo l'inizio, oggi. Quindi è una rivolta in tutta Italia questa? È una rivolta che parte da tutta Italia e tutta Europa. Ok. Okay.